Da questo passo evangelico emerge un chiaro segno della vita del santo che celebriamo oggi, San Bartolomeo, chiamato dall'evangelista Giovanni con Natanaele, chiamato dall'evangelista Giovanni Natanaele. Questo viene descritto da Gesù come un israelita in cui non c'è falsità. Nella traduzione letterale del termine si riferisce ad una persona in cui non c'è inganno. Gesù conosce ancora prima di vederlo, non la persona fisica di Natanaele, ma soprattutto il suo cuore. Bartolomeo ha un cuore puro, un cuore capace di accogliere. Non a caso il termine ebraico di Bartolomeo vuol dire Dio ha dato. La fede è un dono che bisogna saperlo accogliere come ha fatto proprio Bartolomeo, attraverso anche la sua stessa vita. Gesù invita a soffermarsi su cose più grandi. Il riferimento agli angeli esprime proprio la magnificenza di Dio a voler esprimere la sua infinita grandezza. Dio ci sta dicendo che appare e si rivela attraverso la semplicità e la quotidianità, ma coinvolge tutto noi stessi e ci rende capaci di saperlo accogliere e trovare ovunque nella sua grandezza. Impariamo a vivere la nostra vita, avendo come esempio lo stesso Bartolomeo, che ha saputo accogliere nella semplicità l'invito di Dio e a farne diventare motivo di tutta la sua vita, fino al martirio. Essere discepoli di Gesù, allora, vuol dire sapersi coinvolgere interamente dall'amore e dalla grazia di Dio. Buona giornata a tutti!